Il Carnet festeggia 50 anni. Era il 1971 quando venne istituito il centro ad opera della provincia di Ravenna e dei comuni di Faenza e Brisighella su intuizione dell'allora sindaco di Brisighella, Egisto Pediconi. Venne acquistato un podere abbandonato di 20 ettari che oggi è diventato il principale punto di riferimento per i visitatori del parco della Vena del Gesso. L'11 dicembre verrà ricordato l'importante anniversario con un'intera giornata dedicata al rifugio organizzata all'ex convento dell'Osservanza di Brisighella. Durante la mattinata si ripercorrerà la storia del centro visite, verrà presentato un videoclip e una nuova brochure. Alle 13 verrà inaugurata al Carnet una targa commemorativa. Nel pomeriggio, sempre all'Osservanza, si parlerà del futuro del centro e del parco in vista anche della candidatura a patrimonio UNESCO. Mercatini di Natale e intrattenimento per famiglie accompagneranno la giornata. Il Carnet rappresenta molto, rappresenta innanzitutto da dove tutto è partito, perché il Carnet parte nel 1971 già con l'idea di creare un'area protetta, un luogo di fruizione delle persone che vogliono stare all'aperto e vivere delle esperienze. Quindi l'idea del parco nasce lì. Poi il parco arriverà molto dopo, perché il parco arriverà dopo più di 30 anni, ma anche i primi parchi regionali arriveranno molto dopo, alla fine degli anni 80. Quindi veramente è stata una visione, è stato un visionario colui che ha avuto l'idea di questo Carnet, che è Egisto Pediconi, che noi fra l'altro festeggeremo l'11 di dicembre, dove ci sarà anche lui e lo faremo partecipi di questo momento. Prima ha sottolineato anche l'educazione dei visitatori del Carnet quando si va in visita al Carnet. Sì, questa secondo me è una cosa molto importante da notare. Il fatto che se c'è un luogo che emana bellezza e soprattutto emana amore per chi l'ha pensato, le persone hanno un atteggiamento diverso, di rispetto e di educazione. Io sono colpito, vengo da Forlì, quindi non sono di queste terre, diciamo. Io tutte le volte che sono andato al Carnet, anche prima di essere direttore dell'ente parchi, notavo le tante persone che erano presenti e tutte avevano un atteggiamento molto di rispetto. Quindi è un luogo dove è possibile essere in tanti, però stare in ambiente naturale e vivere delle belle esperienze. Questo dipende dal fatto che quel luogo è stato sempre molto amato. Il Carnet è il punto di riferimento dei visitatori, si sta cercando di costruire un secondo centro visite del parco, a che punto siamo? C'è il Carnet che è un po' il cuore del parco per la storia che ha, poi abbiamo un'area importante dalla parte opposta del parco alla Casa del Fiume, siamo nel territorio di Borgo Tossignano, nella Valle del Santerno, anche lì c'è un luogo gestito dall'ente parco dove c'è un rifugio, dove c'è uno spazio per poter vivere delle esperienze all'aperto. Però voglio citare anche il giardino delle erbe officinali di Casola Valsenio, altro luogo straconosciuto e molto importante per noi. Poi, saltando un po' qua e là nel territorio, cito il centro visita sul carcismo e la speleologia di Borgo Rivola, che sarà inaugurato il prossimo anno, dove il parco ha creato un centro visita ed è collegato alla grotta di Re Tiberio. Ed infine cito un'altra struttura che si sta per inaugurare, qui si parla sempre del 2022, il Museo Geologico del Palazzo Baronale a Tossignano. Ecco, queste sono le realtà che diventano cardini di riferimento del territorio del Parco della Vena del Gesso.